A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei, vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i tassì ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani, e generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno! Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per quello che le guerre gli vengono male. Ma ci riprovano. Non stanno mai fermi. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi. Dio ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le hanno mai fatte per prendere. Ma che? Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazione, lei ha perso ancora. E giù un camion di caffè. A loro basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto il popolo vinto, donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa e trova, non so, una lampada Liberty. Che fa? Il saccheggio è ammesso? La fa sua? No. Civilizzano loro. È una passione. E te ne mettono lì una al quarzo. Tutto bianco. E l'Europa con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, violini, valzer. E poi luce, neon, vita, colori. E poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente, sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura, elaborata, vecchia, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film, bello, bellissimo, ma guai se manca un po' di superficialità. Sotto sotto c'è sempre un po' di western, anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi, chiarissime, ma non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano idee, scatole di sigari, cassette di whisky, navi, libertà, sapone, computer, squali, abiti usati. Anche Eva Kant si veste ai mercatini. A noi ci ha convinto l'America. Se non c'era l'America, a quest'ora eravamo in India. No, se non c'era l'America, noi che ce ne fregava dell'India? A me l'America non fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì, la libertà. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra.
Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.